quanto riguarda i numeri, qui in Slovacchia sono in rialzo, assolutamente per quanto riguarda i casi giornalieri si tratta di 2500 o tra i, oscillano i casi tra i 2500 e i 3000 casi al giorno, 100 morti al giorno più o meno, però quelli che sono, quelli che sono anche, anche molto negativi sono i 4.000 pazienti giornalieri che vengono, aggiunti ogni giorno negli ospedali. Infatti, quasi di questa costante che c'è in Slovacchia si sta quasi raggiungendo il picco, ovvero il sovraffollamento massimo degli ospedali con 400, oh, scusatemi, con 4.000 nuovi pazienti giornalieri. Quindi questa è la situazione molto drastica. La situazione sta migliorando leggermente, ma è comunque molto drastica, con 4.000 casi appunto al giorno di pazienti, scusate, di pazienti che entrano negli ospedali giornalmente, quindi c'è quasi un sovraffollamento. Ecco, Mentre che per quanto altri... riguarda, Sì, avanti, avanti, sì, prego, dimmi pure. i vaccinati, invece in Slovacchia si sta facendo bene. Per adesso su una popolazione di 5 milioni 500, scusate, di 5 milioni 500 mila abitanti, adesso sì, 450 mila. Oggi sono stati, fino ad oggi sono stati vaccinati 450.000 su 5 milioni Quindi quasi un 500 mila abitanti. 10%, diciamo, della popolazione. Senti, senti, Dimicoli, il vaccino qual è? AstraZeneca, Pfizer, qual è il vaccino che viene, Moderna, qual è il vaccino che viene usato lì da voi? Adesso sì, allora adesso il primo ministro Matovic sta spingendo per Sputnik. Sputnik è quello che, quello che ha preferito il primo ministro Igor Matovic. Sì, questo ha sollevato molti dubbi. Infatti, Matovic ha chiesto il vaccino Sputnik nonostante non abbia avuto un consenso unanime dal Parlamento slovacco. Questo ha sollevato un grandissimo polverone, visto che Matovic ha preso questa scelta, visto che l'OMS non ha dato nessuna conferma finale sul vaccino. Appunto, Matovic ha preso una scelta molto drastica nello scegliere lo Sputnik senza avere un consenso, senza avere un'unanimità nel Parlamento. Questo ha sollevato un grande polverone, infatti. I rotoli si chiedono addirittura le dimissioni di Matovic dopo aver visto il ministro della salute essersi appunto dimesso causa la grandissima, grandissimo, la grandissima Diffusione del... decisione. Ok, allora Sì. senta, Dimico, so che lei ormai è più abituato a parlare in inglese che non in italiano, però ecco, adesso risponda pure in inglese, che mi fa anche piacere, così diamo una dimensione internazionale. Quindi tenimi locale, al clima sociale, quindi qual è la... cioè come si vive in effetti, cioè, per esempio in Italia uno si vede con la mascherina, viene incontro, uno cambia marciapiede, si allontana al bar, cioè quindi quale... però risponda in inglese, tanto l'inglese lo capiamo tutti, lei è uno anche bravo a farsi spiegare. Ma visto che è docente in inglese, parli in inglese, magari la vediamo più sciolto. Prego. Okay, so people are very respectful. People are very respectful of the mask. They wear it every time. And if they don't wear it and they see a person, they put it on. Okay, so they always have the mask on. The mask is compulsory. People must have the FFP2 mask. So FFP2, la mascherina FFP2 è obbligatoria. Ok. Sì, Sono stato ecco. abbastanza esaustivo. No, perfetto. Poi cinema, teatri, ecco, ci vuole un po' raccontare, viene vissuto bene, cioè, oppure c'è un clima, come dire, tutti chiusi in casa, abbiamo paura di prendere Covid. Sempre in inglese, così, ripeto, poi facciamo questa cosa. Vada, Of vada. course, certo. Allora, ok, so the cinemas and theaters stay closed, quindi teatri e cinema restano chiusi. Restaurants stay open, but they can only deliver food. Quindi solamente i ristoranti rimangono aperti solamente su consegna. Mentre, continuo in inglese? Sì, continui pure in inglese, se Sì. tanto si capiamo abbastanza, dai. As for the lockdown, if you can see in the streets, it doesn't seem like there is a lockdown. There are a lot of people, a lot of cars, a lot of people in the streets. Because if you have a test, negative test, you can go to work. If it's necessary that if you need to go to work, you go to work. Okay? That's because in Slovakia you take a test every week to go to work. Okay? If it's negative, you can go to work. If it's positive, you stay home. So a lot of Ok, people who need to go to work, go to work. ok. Ok, ecco, lei per esempio, De Vico, è d'accordo su questa cosa di fare i vaccini, se non fai i vaccini non vai a lavorare, altrimenti, cioè, sinceramente, come la vede?
Allora, sì, sicuramente è fondamentale vaccinare più persone possibile per, diciamo, garantire almeno più sicurezza. Sicuramente, magari adesso non sono un esperto, un medico a riguardo, però so che se una persona prende un vaccino non è sicuro che magari a quella persona stessa che prende il vaccino ha meno rischi di essere contagiato, i danni che il vaccino, che il virus può avere diminuiscono. Ma questo non vuol dire che se giro per la città non possa prendere il virus e possa contagiare, non possa contagiare qualcun altro attraverso appunto se mi sposto. Quindi comunque il vaccino serve per diminuire i danni alla persona che viene vaccinata, per quanto ne sappia. Quindi sicuramente Benissimo. deve. Ecco, sento un'altra cosa di Nicoli, purtroppo dobbiamo andare avanti. Ecco, lei sente un po' di persone in Italia, penso, contatti con i suoi amici, con i suoi parenti. Ecco, secondo lei la situazione è meglio in Italia o è meglio lì in Slovacchia dove vive attualmente? Guardi, io so che, per esempio, la Sardegna, so che è zona bianca, quindi questo mi dà molto sollievo, però sicuramente per le nuove restrizioni, per il nuovo DPCM, con il nuovo DPCM che praticamente fa in modo tale che l'Italia diventi tutta rossa, io penso che in Italia se la stiano passando leggermente peggio, perché qui comunque ho i casi, l'aumento dei casi, ma la vita, tra virgolette, diciamo, la routine, la quotidianità qui comunque continua. Diciamo Vero. che l'Italia sta peggiorando, però la Slovacchia, diciamo, i negozi non sono aperti da mesi, quindi la Non Slovacchia è sono sempre. aperti da mesi, non sono aperti da mesi. Non sono aperti da mesi, Ma solamente, come ho detto che prima, tipo di solamente. negozi? Che tipo di negozi? Sì, sono aperti i negozi e servizi solamente di prima necessità, quindi Ah, ho banche, capito, ho uffici capito. postali, farmacie e supermercati, il resto è chiuso.